questo grande male del Grossman e dobbiamo tenerci forte perché ci sembra una cosa apparentemente di impressione, di inconsistenza incredibile, è la bontà. Ora voi capite che la bontà, in particolare la bontà insensata, l'impressione che si ha addirittura che ci sia una disparità così forte tra il male e l'antidoto che l'altro lascia davvero pressi, no? Anche se questa bontà è toccata di grazia, sempre come dire, ci appare come una cosa assolutamente insufficiente. Tuttavia questa bontà rappresenta il modo in cui, cioè fa parte integrante, diciamo, essenziale del modo con cui l'uomo è conservato la propria umanità, che è quella messa a rischio. E non si può discutere di politica, se, come dire, di politica in senso, non possiamo discutere, andare a stratificare troppo, se la nocciola della questione è che dobbiamo mantenere l'umanità, conservare la nostra umanità. Allora, questa volontà è quella che ci presenta Grossman, che insomma, inizialmente può apparire come una sorta di, così lascia davvero un po' perplessi e imbarazzati. In realtà poi si rivela molto forte, perché si presenta soprattutto nel suo carattere di bontà insensata. La bontà illogica, cosiddetta, la bontà insensata consiste in una, come dire, intanto tutti gli atti di bontà sono auspicati e auspicabili in condizioni di questo, sempre, ma in particolare anche in condizioni così di questo tipo. Tuttavia, il carattere più radicale della bontà è quella bontà che arriva, come dire, quasi inaspettata. Cioè lui si risponde alla bontà dove uno si aspetta che si debba mettere in campo una forza. Per esempio, di fronte alle mie, ci sono alcuni episodi, almeno due, che sono potentissimi da questo punto di vista. Esatto. Cioè, di una, viene raccontato un punto di uno. Infuriatissima contro questi tedeschi prigionieri stanno seguendo di morte. Ed è veramente fuori di sé, ci si aspetta, però ha preso un mattone per tirare addosso a uno che, come vuol dire, è uno di questi tedeschi pentiti, cioè uno che si è reso conto dell'orrore di quello che hanno fatto. E allora c'è questa vecchia con questo mattone, cerca di strappare questo mattone, non gli riesce. Si avvicina a questo soldato completamente indifeso perché ormai ha perso ogni volontà di difendersi. Lei si mette la mano in tasca e noi ci aspettiamo un coltello, perlomeno ci aspettiamo un coltello. E invece un pezzo di pane gli dice mangia, no? Quella è la bontà sensata. No? E lei dice, ma poi lo sottolinea, e dice non lo so perché l'ho fatto, non so che mi è successo. Cioè è istintivo, non è sì, questa radicalità, cioè che è questa sorta di se fosse interpretato da un occhio religioso, si direbbe che c'è stato un miracolo che ha trasformato la pietra in pane, no? È una scena molto bella perché non bisogna trascurare in particolare che quando i tedeschi sono stati sconfitti era ovviamente facile colpirli nella posizione in cui non avevano potere. Cioè il paradosso di sempre della nostra cultura è che colpiamo il nemico quando non è più nemico, non si erge più come nemico davanti a noi ed è totalmente deprivato di ogni forza, da essere quasi reintegrato a motivo della sua sventura che è in arrivo nella sua pienezza, se non pienezza umana, nel suo minimo almeno di umanità. Perché di questa scena la cosa che colpisce di più è che Grossman dice che quel tedesco aveva gli occhi della pecora sgozzata. Che non c'è nemico che prima o poi, per effetto di una forza che non trascende, non sia trasformato appunto nelle stesse, non sia ridotto nelle stesse condizioni in cui ha ridotto i suoi simili. L'altro episodio di bontà insensata rappresentato molto potente è quello di una. Sono sempre le donne che fanno gesti di bontà insensata. E sono vecchie, sì, sono madri, sono grandi madri che fanno gesti di bontà insensata, che fanno gesti che sono molto radicali, molto forti, che lasciano perplessa la comunità intorno, perché sono quelli, cioè la forza radicale della bontà è un po' la stessa forza del perdono nella lettura che ne fa Hannah Arendt, cioè che installa un meccanismo politico di reversibilità, rende reversibile l'azione e quindi contrappone a quella volontà del potere che è una volontà
senza ritorno, in queste forme almeno, e la rende, come dire, si toglie da una specularità di impiego di forza, oltre che togliersi dalla linea della vendetta, rende reversibile l'azione, e con questo ci dà una quasi connotazione, direi quasi, cioè non voglio dire che la volontà non ha carattere politico in questo senso, perché è per un eccesso di politica che Borosma pensa che si sia arrivati ai totalitarismi, esattamente il contrario di quello che pensava Arendt, che invece per assoluta mancanza di politica e quando si sono fatte le macerie delle categorie politiche che avanzano i totalitarismi. E allora questo aspetto è molto importante perché comunque la volontà insensata che l'interpretazione di Arendt come di Machiavelli sarebbe un disastro se rompesse nella scena pubblica, no? Perché è una cosa nascosta nel privato e deve stare nel cuore dell'anima dell'uomo. Tuttavia qui, nel momento in cui si svolge in una scena che non è politica ma è pubblica, per nel senso che vi assistono tante persone, acquista quasi una valenza politica, no? Quasi malgrado lo scrittore, cioè come se rendesse visibile un meccanismo di reversibilità che consente alla politica di riprendere la parola, forse. Non è politica, ma sono le premesse, certamente. Ora, l'altra scena molto bella è quella in cui una, sempre una grande anziana, si vede che a cui è stato preso il marito, cioè nel paesino era successo che c'era stato un attacco ai tedeschi, erano stati uccisi i tedeschi dalla popolazione, quindi per vendetta si fa una rappresaglia, allora rastrellano tantissima gente, li fucilano quasi all'istante, e questa vecchia si vede portato via il marito. E il marito viene portato via e fucilato, lei un gruppo di tedeschi si accampano che l'indomani avrebbero dovuto completare il rastrellamento e la linea vendicativa secondo il loro bello stile, dice questo gruppo di tedeschi rompe nella sua casa. La donna possedeva 6 uova e un vaso di miele, era tutto quello che aveva, non era molto, ma era tutto quello che aveva, e loro banchettano una frittata e fanno fuori il miele e bevono la vodka. Poi dormono. E la vecchia sta nell'angolo ad assistere alla scena. La maltrattano, ma insomma lei sta lì, gli avevano già portato via il marito. E la mattina si svegliano e mentre preparano le armi per uscire appunto e completare la loro opera, a uno di loro parte un colpo, al più anziano di loro parte un colpo e si auto si ferisce, insomma si riduce quasi in fin di vita. Gli altri, che non sanno più cosa fare, insomma impongono alla donna di guardarlo e vanno, proseguono, non possono fermarsi, la volontà non torna indietro. Quindi loro non solo non fanno gesti di volontà, ma ovviamente non assistono neanche il loro compagno e lo portano via. Lo lasciano lì. Quest'uomo sta quasi rantolando e è a sete e chiede acqua. E la donna lo guarda e per una frazione di secondo li pensa, ci vorrebbe nulla a soffocarlo. Invece gli dà là. E invece si avvicina, lo solleva e gli dà da bere. Ecco, quello è una bontà insensata che è avvenuta nell'assoluto privato che solo l'autore racconta. Questa bontà insensata è quello che Grossman pensa che ha una radicalità, volendo anche più potente della... Ma posso aggiungere una cosa? Perché questi sono attimi, saranno solo 2 minuti. Attimi, quindi questo può essere un istinto. Però dicono, 2 vecchi bolscevichi che hanno passato anni, cioè sono fatti mettere in croce, non hanno tradito, eccetera, eccetera, pure dicono, ma noi non abbiamo avuto il coraggio di salutare le mogli di quelli che erano stati messi in prigione la volta precedente, c'è questa rotazione, e invece queste povere nutrici, no? Varie, cameriere, pellotera, scameriere, cosa hanno fatto? Sono andate, hanno preso i bambini di questi fucilati del 37, di quelli che poi di nuovo negli anni 50, 40 facevano la stessa fine, hanno preso questi bambini, se li sono portati a casa, li hanno curati, li hanno cresciuti, li hanno risparmiato le pene degli erfanotrofi e delle eruzioni forzate. Quindi vuol dire che questa bontà insensata è una bontà che dura, una bontà che dà coraggio, perché queste vecchie non avevano paura andare a questi bambini, mentre i vecchi compagni avevano paura, e poi dura nel tempo perché si sono tirati su questi bambini. Quindi veramente è qualche cosa di molto forte,
molto reale, no? No, è molto, e ultima cosa triste, però, che vi lascio meditare, perché non è un libro, una soluzione, è che la cultura non serve a granché, e tantomeno l'intelligenza, perché queste sono vecchie ignoranti, quelle che sono bene a casa. E soprattutto c'è una figura che quando si intestisce con i tedeschi, eccetera, c'è questo comandante Liss che non è antipatico, è veramente uno abbastanza rispettabile, intelligentissimo, cultissimo, no? Non gli serve a niente, evidentemente gli manca la bontà. Per questo dicevo, la bontà non coincide con l'umanità, però è una parte essenziale, se manca quella, manca tutto, no? Notare come due signori interpretano il dialogo, questo è per eccellenza un vero dialogo. In secondo luogo vorrei ricordare, visto che il filo segreto di questa conversazione secondo me è tutto sommato l'Ilia del poema della forza, che vi ricordo, credo sia ancora disponibile sul mercato perché lo uso per i miei corsi, è stato tradotto da Margherita Pieracci e Cristina Campo in altri modi. Vabbè, lo siete diviso, fa parte di un libro che si chiama Le intuizioni precristiane, la fonte greca, le intuizioni precristiane, non lo so, la fonte greca, ecco. E si trova ancora. E poi, ecco, niente, a questo punto vedo qua il regista, non ho detto, ah, perfetto, c'è un intervento. Una domanda, sì, rivolta a tutte e due le dialoganti, su questo tema che ha suscitato molto interesse, sulla riconoscibilità del male nel nostro tempo. Ecco, la mia domanda è questa. L'unicità della coscienza umana, che ha messo in risalto la professoressa Pieracci, come specifica dell'uomo rispetto al valore che ha una pietra o un fiore o qualsiasi altro fenomeno, è un valore prezioso che però per essere utilizzato deve prima di tutto essere riconosciuto, poi estratto dalla coscienza e infine deve essere messo in grado di agire e di concretizzarsi liberamente nella società, cioè di diventare valore sociale, altrimenti non serve a niente. Allora, la mia domanda è questa. Molti studiosi dicono, riguarda la scuola, appunto, l'educazione, che è la forma principale per estrarre questa unicità, come dice l'etimologia stessa di educazione, cioè tirare fuori, estrarre. Molti studiosi dicono che le nostre strutture educative, scolastiche, non sono concepite per estrarre questo valore individuale, che alla fine della carriera scolastica, in realtà alla fine di questa carriera il grado di sviluppo della intelligenza non corrisponde affatto alle potenzialità presenti nella testa di un bambino quando inizia appunto a frequentare la scuola. Cioè il risultato è nettamente inferiore a quelle che sono le potenzialità, le aspettative. Cioè la scuola agisce percentualmente più come inibitore che come estrazione del valore, delle potenzialità di un bambino. A completare poi l'opera della scuola sull'uomo adulto interviene la organizzazione politica, anche nelle società cosiddette democratiche. Ora noi viviamo, per fortuna, in assenza di totalitarismi, di quei totalitarismi di cui abbiamo sentito bene gli effetti, no? La soppressione sistematica del valore dell'individuo. Siamo però da molto tempo di fronte a meccanismi di crescente massificazione degli individui, di livellamento e di appiattimento, di normalizzazione e di ingabbiamento della creatività umana. Ecco, vorrei il vostro parere su come contrastare, se è possibile contrastare questa tendenza, sia nel campo educativo che in quello strettamente legato all'organizzazione politica. Una cosa sola, una parola sola, ed è che ci vorrebbe fede, cioè fede in questa gente da educare, è quella che manca.
e non manca dove sono i totalitaristi, manca dappertutto. Ho sentito, io spero che non sia vero perché l'ho sentito da una persona a me molto vicina e molto cara, ma ciò mi schiava ad oltranza, che il nuovo sindaco di Chicago, che è democratico, che è vero anche, ha detto alla sovrintendente, alle scuole, dice, beh, è inutile stare a spendere tutti questi soldi qua, un 25% di questi ragazzi nelle scuole del Ghetto, un 25% di questi ragazzi già sappiamo che sono per me. Quindi è inutile investire in questo. Ora, io spero che questa sia una qualche politica avversa che ha fatto, ma insomma le radio l'hanno detto, eccetera. E purtroppo questo è un atteggiamento, no? Queste sono anche perdute, non ci possiamo cavare niente. Naturalmente, soprattutto per certe sezioni, ma un poco la cosa si estende. Cioè noi tutti abbiamo, siamo tutti insegnanti, no? Tutti, no, ma la maggior parte di noi. E il nostro peccato, io penso, il peccato maggiore è proprio questa mancanza di fiducia, no? Che è per questo che uno gli versa dentro le sue convinzioni invece di cercare di tirar fuori le cose. Scusa, no. Di raccoglierne qualcuno, quindi ne ho viste già due o tre di là. Volevo ringraziare le relatrici perché io sono stato profondamente, continuamente emozionato durante la loro esposizione, perché mi è tornato alla memoria la mia esperienza di guerra che ho vissuto da bambino e confesso che più di un momento sono rimasto col fiato sospeso nell'ascoltarli, le ringrazio per questo. Poi la professoressa Caracci ha parlato con tanto entusiasmo di Grossman e del suo libro, che a me è venuto in mente ora che ieri ci ha lasciato un grande uomo, un grande scrittore che ha saputo darci e dirci parole di pietà. Parteciperò all'apertura di Traghetti di Poesia allo Spazio Comunale, un festival di poesia organizzato da Guido Adani, dove io dirò una mia poesia che ha per tema proprio l'esperienza irripetibile della vita. Però, proprio perché non posso esserci domani, vorrei dare un mio contributo su quello che mi ha dato il Festival di Filosofia di Cagliari. La legge, la libertà, la grazia. A queste idee platoniche, supremamente visibili al pensiero e alle quali noi cerchiamo di aderire almeno in minima parte nella nostra vita concreta, ecco, forse bisognava associare altre due idee. L'idea del bene e quella contraria, quella del male. Il bacio con quale Gesù si concede al grande inquisitore richiama il bacio con cui Giuda suggella il tradimento che porterà poi alla redenzione. E quindi cosa possiamo dire? Che entrambi i baci attestano che affinché si realizza il bene, l'esistenza del male è necessità inevitabile. Proprio il male mette in relazione legge, libertà, grazia. La libertà. Che cosa significa rivendicare le libertà se non rivendicare il diritto a fare il bene per il nostro prossimo e per la natura? Un bene praticato per libera scelta, a prescindere da qualunque fede religiosa e dunque dalla minaccia di un castigo o dalla promessa di un premio. La legge. Solo lottando contro il male è possibile conquistare il bene e a questo profetano le leggi. E anche nelle leggi che i governi proclamano di promulgare a favore dei cittadini si insinua spesso fraudolentemente il male, quello stesso che essi dovrebbero combattere. La grazia.
tanto più le leggi allontanano dalle loro viscere il male e combattono con efficacia crescente a favore del bene, tanto più ci avviciniamo nel mondo sensibile all'idea di grazia, una grazia che non ci viene concessa ad un'entità ultraterrena, ma che si realizza e cresce nella misura in cui l'amore tra gli uomini e il loro amore per la natura rende meno necessario l'intervento delle leggi, poste a difesa della libertà e dunque anche dell'uguaglianza e della fraternità universale. Legge, libertà, grazia, idee del mondo in pluralio che dovrebbero brillare come stelle polari nel cielo stellato delle società civili che non hanno bisogno per esistere di obbedire ad una qualunque autorità oltremondana. Grazie.